cari amici, mi trovo nella Sabina Romana, un luogo meraviglioso collocato su un vastissimo territorio. Proprio qui, su questa terra, la Fionda di Davide sta lavorando per avviare un centro dove fare delle attività, molteplici attività per il bene di tanti bambini. È il luogo adatto per fare formazione, gioco, studio, preghiera, per fare campi estivi per bambini, un centro per l'accoglienza e il sostegno di tante famiglie. In questo luogo noi possiamo fare tante cose, una meravigliosa fattoria didattica ad esempio e molto altro, insomma un progetto grandioso. Ma per fare questo, ovviamente, abbiamo bisogno del sostegno e dell'aiuto di molte persone. Abbiamo previsto tre fasi per l'attuazione di questo progetto. Nella prima fase è stato necessario l'acquisto, il consolidamento, la manutenzione, la bonifica di questo vastissimo territorio. Ora ci troviamo nella seconda fase. In questa seconda fase, insieme al consolidamento, noi dobbiamo provvedere alle forniture essenziali per iniziare le prime attività. Dobbiamo allacciare la luce elettrica, attivare il pozzo dell'acqua. Acqua che abbiamo trovato, pensate, a ben 190 metri sottoterra. E poi recintare il bosco, provvedere ad un cancello d'ingresso. In questo momento mi trovo davanti al casaletto, molto antico, bello, molto bello. E lo stiamo ristrutturando completamente, sin dall'inizio. All'interno di questo però dobbiamo ancora mettere pavimenti, porte, finestre, insomma, le cose fondamentali per iniziare. Ovviamente, per fare tutto questo, senza giri di parole, abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Chi ci segue sa che da oltre 25 anni facciamo questo lavoro con serietà, con metodo, con passione. A voi che ci avete accolto nelle vostre chiese, a voi che ci avete sostenuto, a voi che ci avete affidato i vostri bambini, avete partecipato ai nostri eventi, mi rivolgo a voi, che ci avete aiutato anche nei momenti più difficili. Grazie. Siete in tanti, siete davvero in tanti. E insieme a voi, solo insieme a voi, con l'aiuto di Dio, ce la possiamo fare. Dona quello che puoi, anche piccole somme. Troverai un link, un collegamento che ti porterà su una piattaforma dove potrai attuare la tua preziosa donazione. E per favore, spargi la voce. Diffondi questa notizia. Fai sapere che abbiamo bisogno di aiuto. Insomma, fai passaparola. Tu lo sai, chi lavora con i bambini salva le generazioni. Grazie per tutto quello che farai. A presto.